la realizzazione di questo video sono in buona compagnia tra i miei due gattini. Come ho detto, Jerry ancora non ama condividere gli spazi con Flo. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se invece è la prima volta che mi vedete, piacere, io sono Vanessa e il video di oggi sarà un try on haul di tre pezzi che mi sono stati spediti gentilmente da un sito che si chiama Allegra Kay. Allegra Kay è un brand di abbigliamento che mi ha contattato via mail qualche settimana fa chiedendomi se potessero spedirmi qualche capo da provare e di cui farvi una piccola review, una piccola recensione. Questo video sarà abbastanza in realtà sintetico perché sono tre pezzi proprio di numero che ho scelto e sarà un video diviso in due parti. Nella prima parte ve li mostro, vi faccio vedere che cosa ho scelto, perché, e vi do una piccola recensione così a caldo, diciamo, di tessuti, materiali e della qualità. La seconda parte del video sarà invece un po' più carina, forse un po' più divertente, perché vi faccio vedere tutti i vari pezzi che ho scelto dal sito abbinati già, quindi con un outfit creato sopra. Io mi diverto sempre tanto a fare queste cose perché mi piace sempre tantissimo sperimentare con l'abbigliamento, i vestiti, il make-up, i prodotti. Mi piace sempre creare dei nuovi outfit, dei nuovi look da provare. Trovo che in generale la moda sia forse uno degli ambiti artistici più belli, perché ci dà modo di esprimerci, essere quello che vogliamo essere, farci vedere come vogliamo farci vedere. È uno dei mezzi espressivi più belli per far vedere un po' fuori chi siamo o comunque chi vogliamo essere. E quindi sì, io con la moda mi diverto sempre tanto. Prima di farvi vedere tutto, volevo ringraziare ovviamente Allegra Kay per questa collaborazione e volevo dirvi che vi lascio nella descrizione di questo video il link per il loro sito e anche un codice sconto del 15% da usare. Quindi inserendo Vanessa15 al checkout avete diritto a un 15% di sconto sul loro sito. Ovviamente fatemi sapere se andrete a spulciare o a comprare qualcosa da loro. Partiamo subito con i tre pezzi che mi sono stati mandati da Allegra Kay. Allora, il primo pezzo che vi mostro è forse tra i tre il pezzo più classico, un po' più da office girl che ho scelto. È un capo in realtà che si divide in due parti perché è un gilet nero con tre bottoni a chiuderlo e poi questi fianchi un po', diciamo, balzosi, un po' sì, così a balze che si allargano. Io trovo che sia un pezzo delizioso perché, vabbè, l'ho scelto in nero, quindi molto molto classico, che si abbina un po' con jeans ma anche un altro pantalone nero, si fa un look total black. Comunque è un capo che secondo me sta bene sia con un pantalone classico che con un bel jeans, sdrammatizzandolo un po', e poi ha i passanti per mettere anche la cinturina in vita. Io questo l'ho visto sul sito, sulla modella, mi è piaciuto tantissimo e soprattutto io non avevo un capo di questo tipo nel mio armadio. Può essere anche molto formale, nel senso che me lo sono immaginato anche per, non lo so, un esame universitario, un colloquio di lavoro, una qualsiasi occasione per la quale bisogna essere un pochino più elegantini, un pochino più formali, e l'ho trovato veramente veramente carino. Tra l'altro secondo me sta benissimo sia con magari una bralette sotto in pizzo o qualcosa, o anche così com'è, soprattutto adesso che arriva la primavera, l'estate, il caldo. Ce lo vedo e veramente me lo sono immaginato, cioè secondo me questo lo userò per qualche esame che dovrò dare magari in sessione estiva. Molto molto bello e tra l'altro anche il tessuto veramente notevole. È più spesso, non so come dire, di come me lo aspettavo. Ah, di tutte le cose che vi mostro io ho preso una S, comunque sul loro sito trovate la griglia con la guida alle taglie. Io di solito sono un disastro nel scegliere le taglie, proprio sbaglio sempre, soprattutto i pantaloni, in realtà quando sono capi di sopra bene o male mi arrangio. Comunque io ho preso la S di tutto, direi. Il secondo capo che vi mostro è un po' sgribizzino, è una cosa un pochino più festaiola, un pochino più extra, ma anche questo in realtà quello che mi ha convinto a prenderlo è stata proprio la foto che c'era sul sito con la modella che lo indossava. Sto parlando di questo body, è un body quindi con la chiusura sotto, e devo dire che forse perché da Zara li abbiamo, nel senso che ne vendiamo un sacco di body e soprattutto anche in questo tessuto qua, non è proprio licra, questo credo che sia un misto cotone, comunque è molto molto morbido e scivoloso e anche fresco come tessuto. Fatto a body mi piaceva tantissimo e poi ha ovviamente tutte queste frangette che sono il dettaglio che mi ha poi convinto a... Mi state rubando la scena. Queste frange sono poi il dettaglio che mi ha convinto a sceglierlo, perché sono tutte luccicanti e secondo me questo qua è perfetto per aperitivi, cene, comunque quando si esce, si fa serata o si ha qualche evento un po' più carino, non lo so.
Questo qua, secondo me, fa una bellissima figura e me lo sono immaginato in realtà con un bel jeans, magari a zampa, e un blazer e magari uno stivaletto con un po' di tacco. Non lo so, secondo me è bellissimo, perché poi me lo immagino la sera con il buio, che queste frangette danno un bel punto luce, quindi non lo so. Però molto molto bello, approvato. Devo dire che dalle foto non si capiva la consistenza, diciamo, di queste frangette. Sono molto morbide, sembravano più rigide, diciamo, dal sito. Comunque ve le faccio vedere anche un po' da vicino. Io lo so che qualcuno sta pensando che io ho scelto tutte cose nere anche stavolta, ma no. Questa volta mi sono detta, visto che ho ricominciato a vestirmi tanto di nero, però io poi quando mi fisso con una cosa sono tremenda e faccio solo quella cosa, quindi se mi vesto di nero per un periodo, mi vesto solo di nero per un periodo. Ecco, per questo try on haul ho deciso di scegliere anche un pezzo non nero, ma di dare un tocco di colore, e ho scelto una cosa che secondo me è stupenda. E sto parlando di questa camicia bellissima. Io non so se la videocamera rende il colore, ma è stupendo. Ho scelto questa camicia qua, che è un modello molto carino che trovate sul loro sito, con questi bottoncini sia sui polsini che a chiuderla, diciamo, davanti. E il tessuto è bellissimo perché è tipo seta, quindi molto scivoloso, molto fresco, molto lucido anche, davvero morbido, e ci sono tantissimi colori di questa camicia, infatti ero un attimo in difficoltà, però ho scelto questo rosso, che è un rosso mattone, direi, ma quasi un color rame, perché secondo me sta molto bene con i miei capelli. Cioè è un po' nella mia palette colori che ho recentemente abbandonato per qualche inspiegabile motivo, però diciamo che questo rientra un po' nella palette colori della mia comfort zone, quindi tutti i colori rossi, rossicci terra, marroni vari, eccetera eccetera. Bellissima. E anche questa me la sono immaginata in realtà con un jeans, perché secondo me è anche bellissimo il contrasto tra questo rosso e il colore dei jeans. Quindi adesso vi faccio vedere un po' tutte le varie idee che mi sono venute in mente per abbinare questi pezzi. Ora che vi ho mostrato le tre cose che ho scelto, passiamo alla parte di video in cui ve le faccio vedere indossate, quindi la parte un po' più di styling, in cui vi mostro quali outfit ho ideato su ciascun pezzo. Quindi io vi lascio questa parte di video e noi ci vediamo alla fine. Ed eccomi qua con il primo outfit indossato, con il primo capo che vi ho fatto vedere in video, che è appunto questo girettino, e devo dire che riconfermo la mia scelta perché lo trovo veramente carino, elegante, non lo so, mi piace tantissimo anche il dettaglio della vita stretta con la cintura e la balza che scende così. Sicuramente c'è da dare una stiratina, soprattutto alla parte delle balze, però lo trovo veramente veramente carino. E come vi dicevo, io l'ho pensato abbinato a un pantalone nero classico, anche questo è molto scivoloso, molto comodo e rimane bello largo, e poi ci ho messo un mocassino nero, semplicissimo, senza troppe pretese. Secondo me questo è un outfit perfetto veramente per esami universitari, colloqui di lavoro, eventi, cose importanti per le quali si vuole essere carini, formali, però anche comodi, perché veramente è comodissimo. È veramente bello, mi piace anche la scollatura, perché è una scollatura importante ma non troppo esagerata, ecco, e rimane comunque molto elegante. E anche il tessuto, veramente morbido, fresco, mi piace un sacco. Il secondo outfit che vi mostro è questo qua, quello un pochino più extra, con il toppino tutto sbarluccicante, che ho scelto dal loro sito. E questo qua è l'outfit che ho immaginato, che ho ideato per questo top, che in realtà, come vi dicevo, è un body, quindi poi si chiude qua sotto. Me lo sono immaginato con un jeans, per sdrammatizzarlo anche un pochino, a zampa, e uno stivaletto con un pochino di tacco. Questo qua per me è proprio un outfit tipo da serata, che ne so, aperitivo, festa con gli amici, qualsiasi cosa, una cena. Secondo me è molto carino. E io sopra ci ho messo un blazer nero, ma pensavo che in realtà anche una giacca di pelle ci può star bene, soprattutto adesso che arriva la primavera, l'estate così, e la sera c'è freschino, quindi qualcosa sulle spalle sicuramente ci vuole. Però sì, me lo sono immaginato così e devo dire che anche questo mi piace veramente tantissimo. Lo faccio vedere anche senza il blazer. Il dettaglio delle frangette secondo me è veramente veramente stupendo. Anche questo outfit direi super approvato, e questo toppino spaziale sicuramente lo sfrutterò tanto quest'estate. Terzo ed ultimo outfit che vi mostro è questo qua. Credo che sia il mio preferito in generale, credo che sia proprio questo capo tra i tre sia il mio preferito. È bellissima questa camicia, non so veramente darle un voto, perché è anche proprio comoda, fresca sulla pelle, quindi mi piace tantissimo, non solo per l'estetica ma anche proprio per come me la sento addosso. E me la sono immaginata con un paio di jeans belli blu, così da creare questo stacco cromatico che secondo me sta benissimo. E anche qua ho messo un mocassino, questa volta però non nero ma testa di moro, che secondo me è un pochino più in palette. E questo è il risultato. Mi piace veramente veramente tanto il tessuto, ma proprio anche il colore, non lo so, lo trovo bellissimo.
Sicuramente tra i tre outfit questo è quello che preferisco e che sento anche più mio. Ho tenuto il primo bottone della camicia sbottonato per respirare un pochino e perché secondo me è anche una camicia che sta bene con degli accessori in vista, tipo queste collane qua così dorate che ho io. Bello anche questo. Ed eccoci qua alla conclusione di questo video. Io spero che vi abbia fatto piacere vedere questo video e fatemi sapere se vorreste vederne altri in futuro, anche sempre di try on haul o comunque lookbook video legati a moda, outfit, abbigliamento, eccetera. Perché è uno di quegli ambiti in cui mi piace sempre tantissimo giocare, sperimentare, però in effetti non ho fatto tantissimi video sul mio canale su questo tema. Io ringrazio ancora tantissimo Allegra Kay per questa collaborazione e vi ricordo in descrizione il link del loro sito e Vanessa15, ovvero il codice sconto con il quale avere un 15% di sconto sugli acquisti che potete fare sul loro sito. Vi invito tra l'altro a scrivermi qua sotto nei commenti qual è il vostro outfit preferito tra questi tre, qual è il capo che vi è piaciuto di più tra quelli che ho scelto. Io devo dire la verità, ero indecisa in realtà tra il gilet e la camicia, ma secondo me vince la camicia perché mi piace proprio anche come sta addosso, mi piace il fatto che sia così comoda e così fresca sulla pelle. Detto questo, io vi mando un bacio grande, noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, mi raccomando, se vi fa piacere seguire anche i prossimi. Un bacio.